carta d'identità. Questa è la mia dichiarazione di sovranità. Prego. Allora guardi, al di là di questo, io chiedo se è presente. No, non se può essere presente, non può essere presente. Ha fatto una delega al Signore. L'invio della famiglia Presidio, che mi dichiaro essere sovrano. No, questo io non mi identifico in questo trust, signor giudice. Sono amministratore. Stanno firmando. Sì, mi scusi. C'è una sentenza della Cassazione. Mi scusi. Per cortesia. Chiami i carabinieri. Certo. Si accomodi, cortesia. C'è la sentenza della Cassazione del 1999. Chiedo il permesso di poter. Non è autorizzato. Non mi ha dato la possibilità. Chiuda per cortesia, no. Mi dà un tesserino suo di riconoscimento. No, io sono un magistrato, do un ordine e lei chiude. Lei si chiama Presiren? Io sono della famiglia. Ma chi è lei? Mi scusi. Questa qui è la madre testimone. Allora, per cortesia, mi fate fare il mio servizio? Lei non può riprendere. Come si chiama? Qui può essere presente solo il rappresentante legale al convegno. Allora, io posso ritenere che il signor Presiden sia delegato, se è Presiden libero, per questo volevo vedere la carta di identità, delegato dal convenuto. Per tutto il resto io non posso fare niente. Dottor Signore, io però le chiedo di non andare avanti in prudenza fino a quando non intervengono i carabinieri, fino a quando la signora... Nel frattempo io le dico perché sono qua, perché sono venuto a consegnarle questa notifica di cortesia. Questa notifica cortesia è una notifica verbale per cui le dico che i fatti che sono avvenuti a dicembre del 2012, che sono stati consegnati alla UCC di Washington dei documenti che sono lì chiaramente elencati, dove si dichiara il pignoramento di tutti i governi, di tutti gli enti, di tutte le banche, compresa la... Allora, signor Presidente, lei o... Oh. Mi fa la rappresentanza del convenuto e basta in termini processuali, o diversamente io do atto che lei è intervenuto e basta. Però cosa mi deduce lei? Io le ho dato la mia dichiarazione di sovranità, con quella lì ha già tutto chiaro. Lei su di me non ha nessunissima giurisdizione dopo che io le ho consegnato quel documento. Ascolti un po'. Sì. Io so, mi scusi se le dico, perché non voglio sembrare né arrogante né niente. Lei ha qui queste due bandiere, lei sa benissimo cosa rappresentano per l'UCC queste bandiere. Allora mi fa la cortesia, io qui faccio il magistrato. Certo. Lei ha un smetter di stare a riprendere lì.
non è autorizzata, lei sta compiendo un reato. Sta continuando a difendere, Faccio intervenire la procura qua. Lei sta interrompendo un pubblico servizio? Assolutamente no. Va bene, allora vediamo cosa ne pensa la procura. Chiamo io il carabiniere. La registrazione equivale a una raccolta di appunti, questo dice la Cassazione. Non mi avete dato il permesso, il tempo di dichiararmi. Salve, buongiorno, sono l'avvocato Picco e sono qua in udienza con il giudice di pace del Toscano. Chiedo l'intervento immediato di una pattuglia dei carabinieri. C'è un signore che sta ostacolando il magistrato nello svolgimento dell'udienza. Le passo... No, ma che intervento? L'indirizzo è giudice di pace. Via 23 marzo numero 5. Siamo a poco distanti, via 23 marzo. Sede del giudice di pace. Dirgli. E chiedo cortesemente, signor giudice, di precisare che sono l'invio della famiglia Presire, un essere umano in carne ed ossa, anima e spirito, e non mi riconosco in questo trust che è una persona giuridica, sono l'amministratore beneficiario di questo trust. Pronto? Pronto, buongiorno, sono l'avvocato. Io chiedo l'intervento di una pattuglia vostra immediato presso la sede del giudice di pace di Udine. Sono in udienza con il dottor e ci sono delle persone che stanno registrando l'udienza, non sono state autorizzate. Il dottor Simoni ha chiesto di viale 23 marzo. Va bene, allora cosa mi dichiara di verbale? Avvocato Michele. Io le dichiaro. Chiedo l'intervento immediato, ci sono delle persone che stanno ostacolando lo svolgimento dell'udienza e stanno registrando che ci sono dei giudicati. E lei, naturalmente, perfetto, con dovuto rispetto, lei si assume tutte le responsabilità personali ed illimitate per tutte le situazioni che verrebbero notificate e denunciate all'UCC di Washington, naturalmente con tutte le conseguenze. Arriva la questura. Premetto che il foglio si è verbalizzato che non ho visto, non ho preso visione, non gli hanno mai dato questi documenti. Ma non sono per lei, sono per il giudice. Siamo all'interno di un procedimento che è regolato dalla legge italiana. Io lei non so chi è e non mi interessa. Fino a quando lei non mi tira fuori un suo... Mi senta che in relazione al merito della causa, un po' di senso. No, niente da dire. Semplicemente che va tutto annullato. Non esiste. Essendo il tribunale stato cancellato e lei assumendosi tutte le responsabilità, non c'è altro da dire. Allora, interrogato, mi scriva lei come ha detto così. Interrogato il rappresentante del convenuto
per le deduzioni alla citazione ricevuta, dichiara di non aver nulla da dedurre, essendo stato il tribunale cancellato da chi? UCC, dall'Unione Comunitaria. No, l'Uniform Commercial Code, quello che regola tutti i contratti del mondo. L'Italia, con l'articolo numero 10 della Costituzione, ha accettato di aderire al diritto internazionale. E visto che l'Italia, la Repubblica Italiana, è una società privata, è una corporazione, deve sottostare a tutte le leggi UCC e quindi conseguentemente i tribunali e tutto il personale. Allora, il giudice dichiara la contumacia del convenuto, imputato il procattorio, precisa le conclusioni come incitazione, hanno da spese oppure no? No, rimettendosi per le spese. Quindi la causa è ritenuta a sentenza. Aspettate la polizia, perché io poi farò un rapporto alla procura e quindi certamente vi devono identificare e poi si vedrà il seguito. Lei si assume le sue responsabilità. Io mi assumo via, aspettate pure per cortesia, non siete più a rischio. Credo che sia opportuno non farli uscire, perché altrimenti... Allora, diamo atto, verbale, qua, diamo atto. Lei appartiene all'avvocato... La signora... No. Allora, diamo atto che nell'ufficio sono entrate due persone di sesso femminile. Come si chiama lei, signora? Io sono Clara della famiglia Brandmeier. Uno, signora Clara della famiglia, come si chiama? Ha un documento di identità? Glielo posso far vedere, ma non... No, io voglio soltanto vedere. Ci autorizza a fotografarle? No, io non questo è il mio documento. Sì, posso no. Vedere. Allora, la quale? Nata? Mi dai data di nascita? E no, io non devo avere data. Vabbè, signora, si tenga qui e poi dopo si accomodi fuori, perché io non l'autorizzo a stare in aula, nel mio ufficio. Allora, senza altri dati identificativi, perché è sicurato. Ed invitata ad uscire immediatamente dallo studio del magistrato. Si rifiuta lei, signora, di uscire? Risponda sì o no. Lei sta parlando con un